Shiatsu, riflessiologia, naturopatia, yoga, meditazione sono solo alcune di quelle che vanno sotto il nome di discipline bionaturali, divenute ormai fenomeno sociale, cui fanno riferimento milioni di persone interessate al proprio benessere psicofisico. Il consigliere regionale di Alleanza per l'Italia, Alessandro Singetta, ha presentato ieri a Potenza, durante un convegno al Teatro Stabile, la proposta di legge regionale per la regolamentazione del settore, che afferma innanzitutto la natura assolutamente non sanitaria delle tecniche del benessere bionaturali. Io ritengo che sia importante istituire innanzitutto un registro per avere la possibilità di monitorare tutti coloro i quali praticano queste terapie, il che significa offrire agli utenti le necessarie garanzie che le persone nelle cui mani spesso mettono la loro salute sono delle persone che comunque hanno un'adeguata formazione e sono in grado di assumersi la responsabilità relativa a quello che fanno. Un registro regionale degli operatori diviso per settori, uno per gli enti di formazione nel campo, un comitato regionale, una rete del benessere, sono questi i punti principali dell'articolato. Questo è un settore difficile da regolamentare perché esiste una duplice competenza, in particolare quella statale, quella regionale è soltanto marginale ed alternativa.